Ormai le società di calcio, lo sappiamo tutti, sono dei brand. Barcellona è un brand, come il Bayern Monaco, come la Juventus, fa tanto fatturato. Come hai detto tu, ormai mi ritrovo in pieno nel discorso che hai fatto, cioè le squadre antisistema sono innanzitutto l'Atletico Madrid, poi con questo mito del ciolismo, ma poi Colchoneros, i cugini poveri, materassai, no? Del Real E Madrid. tra l'altro in pochi lo sanno, ma era la vera squadra tifata da Franco e la squadra del regime. In realtà è una definizione complicata, però sicuramente era molto ben vista anche dal regime franchista. Infatti, per chi si ricorda questa cosa, l'Atletico ha avuto un po' di anni in cui si chiamava Atletico Avion, era proprio una squadra dell'aeronautica. Da questo punto di vista è molto più filofranchista di quanto poi non si dica, che invece normalmente è un attributo che viene dato più al Real Madrid, che invece non lo era poi così del tutto, però per semplificare spesso si dice così. In realtà la realtà era un po' più composita, diciamo. Sì, la realtà era più composita, però comunque sia a livello comunque di regime, Real Madrid non era mal vista, comunque due squadre di Madrid c'era chiaramente odio, tra virgolette, nei confronti del Real Madrid, proprio perché comunque era la squadra vincente, la squadra che comunque sia, con tutte le precisazioni che hai fatto tu, era comunque legata anche a quel sistema, comunque la squadra della capitale, con l'Atletico. E ormai le squadre antisistema sono l'Atletico Madrid di ora, un po' il Siviglia, un po' il Valencia, come negli altri campionati, cioè negli altri campionati le squadre povere, no, incarnano per esempio il Borussia Dortmund, no, incarnano probabilmente al di là di quale sia la realtà, perché in realtà ormai, ripeto, le squadre di calcio sono dei brand, sono delle aziende, sia quelle grandi che quelle più piccole. Quelle più piccole sono solo meno aziende perché sono più piccole e fatturano meno di quelle più grandi, ma sono anch'esse delle mini aziende. Però nell'immaginario collettivo, dove si ama sempre la storia di Robin Hood che ruba i ricchi per dare ai poveri, o comunque del cavaliere o di quello dell'underdog, no? Del Rocky Balboa della situazione, che contro il più forte riesce a imporsi con il cuore, eccetera, eccetera. Ci sono delle squadre negli ultimi anni, come il Borussia Dortmund, da una parte, oppure il Napoli, per certi versi, in Italia e in Spagna, penso al Siviglia, penso in parte anche al Valencia, soprattutto l'Atletico Madrid, che per quelli che amano, diciamo, il calcio tradizionale, rappresentano appunto la squadra Robin Hood della situazione, anche se in realtà, se andiamo bene a vedere, anche queste squadre, ripeto, sono delle aziende ormai, Ma le più piccole. per assurdo sono tanti anni che non vince la Premiership il Liverpool, e Liverpool, che invece è una delle squadre istituzionali per eccellenza del calcio inglese, viene vissuto negli ultimi 20 anni come una specie di, boh, anche lì come una specie di forza sovversiva rispetto alle squadre di Manchester, a quelle di Londra, eccetera, Sì. quando invece la storia del Novecento dice l'esatto contrario. Quindi sono anche poi, ecco, è particolarmente secondo me interessante l'esempio che hai citato tu, che il Borussia Dortmund è una squadra che inspiegabilmente, a mio modo di vedere, è riuscito a mantenere un'attitudine proprio da contro, in qualche misura da antagonistica, anche negli anni in cui ha dominato, spadroneggiato, eccetera, eccetera. E questo è un qualcosa che sono riusciti a coltivare molto bene. Sono riusciti ad essere completamente un riferimento da un punto di vista tecnico da un lato, a fare una transizione da club a super club, in realtà molto internazionale, dall'altro, senza però rinunciare a un centesimo della loro tradizione, della loro eredità. Segno che evidentemente è possibile, però non mi vengono in mente molti altri esempi. Male, io tornerei invece a bomba sul Barça per chiudere il discorso con gli ultimi 10 minuti con questo mercato. Chi pensi che arriverà e chi invece vorresti che arrivasse? Anche senza fare nomi precisi, magari con degli identikit più che altro, che tipo di giocatore, eccetera, dove secondo te va migliorata questa squadra? Scusami, No, scusa, però Giorgio, sì. non ti voglio rubare il lavoro, però sono curioso, visto che possiamo sfruttare il nostro amico, anche vorrei aggiungere questo: chi vorresti da tifoso che andasse via? Cioè, chi è che Ah, non ok, vorresti più giusto. vedere con la maglia del Barcellona dopo come sta andando?
Giusto, mi sembra intelligente anche da questo punto di vista. Bravissimo, Mick. Sì, allora, torno sul discorso di prima. La pulizia, se vogliamo, per me andava fatta progressivamente già dall'anno scorso, se non da 2 anni prima. Ogni tanto le squadre si devono prendere delle decisioni anche un po' che possono sembrare inspiegabili in quel momento, ma vanno prese. Io devo dire che Bartomeu, il presidente del Barça, anche lì è un po', diciamo che si guarda in faccia con Valverde, cioè sono dei conservatori, no? Non stanno prendendo delle scelte importanti, preferiscono tenere un po' tutto com'è. Io adesso, parlandovi della rosa, devo fare una premessa. Per me l'anno scorso avevamo una panchina, avevamo una rosa che non era all'altezza del Barcellona. Avevamo i vari André Gomes, avevamo Arda Turan, che non sapevamo più cosa farcene, avevamo Digne, avevamo Paulinho, che poi per qualche partita aveva anche funzionato, avevamo Yerry Mina, il colombiano, eccetera. Tutti questi... Cazzo, Yerry Mina, dove l'avete trovato? Tutti questi, in qualche modo, miracoloso li abbiamo piazzati, specialmente all'Everton, se ci fate caso. Io, da quando erano stati piazzati questi colpi, dicevo sempre che dovevamo invitare l'Everton al trofeo Gamper in estate, che dovevamo fare un gemellaggio con loro, qualcosa, perché siamo riusciti a piazzare questi esseri. E quindi torno al discorso è arrivato Abidal come staff di direzione deportiva, ok? Quindi abbiamo fatto anche degli acquisti intelligenti, per me, che hanno appunto colmato quello che era il nostro gap. Avere un 11 titolare molto buono e 3, 4, 5 panchinari che non erano all'altezza. Quest'anno, con gli acquisti di Lenglet, Arturo Vidal, molto azzeccati, onestamente non si può dire che la rosa non fosse da Barcellona. È vero che, come vi dicevo prima, Rakitic, Busquets, Piqué, lo stesso Messi, Suarez, il suo ginocchio, sono invecchiati, ok, ci siamo, però la rosa era molto competitiva. Ora, in questo momento, a me da tifoso verrebbe da fare dei cambi, ma non tanto sulla linea di intervento che era stato fatto l'anno scorso, ma proprio sull'11 titolare. Quindi, cominciando da Rakitic, per me è una delle pedine che vuoi per età, occasione di mercato, vuoi perché serve fare spazio ai vari Frenkie de Jong o qualcun altro che potrebbe arrivare a centrocampo. Qualche mese fa si era parlato di Rabiot, adesso che sarebbe potuto arrivare anche a parametro zero, adesso sembra un po' un nome dimenticato. Addirittura leggevo in questi giorni del Betis, mi sembra una squadra un poco probabile per lui, che ci raccontano come un ragazzo un po' mondano che esce con le modelle a Parigi e che ha delle certe un po' anche aspettative di carriera. Faccio fatica a vederlo al Betis. Per carità, Siviglia è una bellissima città, ma faccio un po' fatica a vedere che lui da fare un po' la guerra al PSG per poter uscire gratis e andare in una grande squadra con uno stipendio quindi più alto, diciamo, della media, e vada a finire al Betis. Io prenderei uno come lui per il centrocampo, uno che possa arrivare con la voglia di dimostrare, di guadagnarsi anche la nazionale insieme a Frenkie de Jong. Io per fortuna l'abbiamo chiuso, non so se era gennaio o febbraio, prima che l'Ajax sia diventata la squadra. Gennaio, bastardi. Gennaio, esatto. Per una volta abbiamo fatto qualcosa, abbiamo fatto i compiti in anticipo, questo non si è mai visto. Perché adesso, come sta succedendo un po' con De Ligt, che è un po' l'obiettivo della linea difensiva, perché dovete sapere che Piqué, oltre ad essere un grandissimo centrale,
che spesso e volentieri va a fare la punta e lo fa anche meglio di quelli che in rosa sono tesserati come attaccanti, vedete Boateng. Dovete sapere che Piqué, oltre il calcio, ha tanti altri interessi, quindi anche il discorso business con il tennis, questa nuova Coppa Davis che quasi nella sua persona si è un po' inventato, no? Quindi si parla del fatto che la sua carriera potrebbe non durare a lungo. Lui già non sta giocando in nazionale, e quindi si parla di De Ligt come sostituto, in primis da affiancare, ma anche nel medio termine potrebbe diventare vero e proprio sostituto di Piqué. Io mi auguro che riusciremo a prenderlo, probabilmente pagando le dovute commissioni a Raiola, perché a quanto pare sembra tutto fatto con l'Ajax, club con cui per forza di cose andiamo molto d'accordo, condividiamo filosofia, e quest'anno condivideremo, penso, acquisti e colore della maglia tra un po'. Ora, se aggiungiamo De Ligt, De Jong, vi ho detto il nome di Rabiot, io devo dirvi che bisogna comunque intervenire sugli attaccanti. Griezmann, dimmi cosa pensi di Griezmann. Griezmann, allora, ho esordito in questo podcast parlando appunto di la decisione. Lui l'anno scorso, secondo me, ha voluto un po' strafare e raccogliere un po' di follower, perché se i club sono dei brand, i giocatori sono anche loro dei brand, e tante volte penso che lo percepiamo un po' tutti, ragionano più che pensando a quella che è la sua carriera sportiva, quasi quasi faccio questa decisione, dico questo in questo momento, in ottica guadagno follower o creo un po' di expectation, non solo sui social ma comunque come personaggi. L'anno scorso, per come la vedo io, lui ha fatto una cosa un po' ingiusta nei confronti sia dei tifosi dell'Atletico che di quelli del Barça, perché l'impressione che abbiamo adesso è che ai tifosi dell'Atletico abbia detto alzatemi lo stipendio. Lui era il secondo giocatore che guadagnava di più in Spagna dopo Messi, e penso fosse sopra i 20 milioni, non voglio dirvi una cifra sbagliata, ma penso fosse sui 23 o 24 milioni a stagione, quindi anche più di Cristiano Ronaldo. Quindi lui ha pensato, rimango una stagione in più all'Atletico, la mia decisione, proprio l'ha chiamato la decisione questo documentario, è quella di rimanere, perché la finale di Champions è nel nostro stadio, proprio anche lì testuali parole, quindi nessuna pressione, vi lascio indovinare. Però ha fatto anche un torto ai tifosi del Barça, perché fino all'ultimo abbiamo sperato, abbiamo pensato si potesse fare. Quest'anno, roba di due settimane fa, e ormai ci sono tante news, succedono talmente tante cose che due settimane fa sembrano due mesi fa, e lui stava per annunciare, da quello che ho potuto sapere, era intenzionato a fare un altro documentario in cui avrebbe spiegato la decisione che vuole prendere quest'anno, che ancora non sappiamo, no? A quanto pare è stato il club stesso, quindi l'Atletico, a fermare tutto, e prima di generare una situazione simile all'anno scorso, e consapevoli che non sarebbe stato sostenibile tenere uno come lui in rosa quest'anno, ha obbligato il calciatore a registrare un video un po' meno curato, e quindi lui praticamente nel giardino di casa, in cui ha comunicato a tutti che deve cercare nuovi stimoli. Quello che a me è sembrato un po' strano è che l'abbia fatto in questa terra di nessuno di fine maggio, quando tutti sanno che fino al 30 giugno lui ha la clausola rescissoria, anche questo è un classico del calcio spagnolo, lui ha la clausola di 200 milioni, che però magicamente il 1 luglio diventa 120. Quindi, mentre un paio di settimane fa, 10 giorni fa, il Barcellona sembrava il suo nuovo
club, sembrava scontato fosse questa la scelta, è il passo successivo.